Grazie, grazie ai compagni, grazie a tutti voi. E devo dire che quando mi hanno comunicato il tema che mi è stato assegnato, un po' mi sono spaventato, perché si tratta di affrontare quantomeno due questioni in una, che hanno certamente dei nessi molto forti, ma che non sono facilmente scorporabili, come precedentemente è stato ben detto. Si tratta cioè di coprire un arco temporale molto ampio, e non so se riuscirò a farlo nell'ambito del tempo che mi è stato assegnato, che quant'è? 20 minuti. Ma comunque il percorso è quello che va dalla scossa tellurica dell'ottobre, dallo spartiacque nella storia mondiale della rivoluzione sovietica, dal propagarsi della sua onda d'urto che sul lungo e medio periodo poi ha portato in Oriente alla liberazione dei popoli dal giogo coloniale ed imperialistico, sino al delinearsi e cristallizzarsi di un mito, quello dell'URSS, che si è fuso e si è sovrapposto con il riferimento alla rivoluzione, con il richiamo al vento della rivoluzione. Un mito di cui mi occuperò nella seconda parte del mio intervento, un mito a cui è necessario guardare con capacità critica, certamente, fuori da ogni giustificazionismo storicistico, ma tenendo conto che quel mito rispondeva anche a bisogni materiali e morali intensi, quei bisogni che alimentavano e alimentano passioni ideologiche e politiche altrettanto intense. Insomma, occorre tener conto, a mio avviso, non solo dei fattori cosiddetti strutturali, dei fattori oggettivi, ma delle aspettative, delle speranze esistenziali, delle illusioni collettive. Frutto quest'ultimo, nel caso del mito dell'URSS, certamente di esigenze spontanee, ed è questo il dato che emerge ripercorrendo le biografie di tanti, tanti militanti che poi hanno aderito al Partito Comunista Italiano. Frutto sì di esigenze spontanee, ma al contempo di manipolazioni, di costruzioni artificiali, no? Ad opera dei gruppi dirigenti che si riconoscevano nell'URSS staliniana. Allora, partiamo dal primo punto, quello dell'influenza dell'ottobre in Italia, dell'influenza immediata, anche se fu la sua ricezione mitigata dalla ventata nazionalistica seguita alla disfatta di Caporetto, ma che pure fu forte. Con la rivoluzione russa certamente si aprì un nuovo capitolo storico che rappresentava, e vale la pena sottolinearlo, innanzitutto la più radicale contestazione, la più clamorosa sconfessione della prima grande guerra imperialistica, delle sue logiche dinamiche. Quella guerra che si era risolta in un immenso bagno di sangue, in un olocausto proletario, come ha ben detto Luigi Cortesi in un libro che si intitola appunto Storia del comunismo, uscito nel 2010 per i tipi del Manifesto. Quella guerra scatenata anche per arrestare l'ascesa del movimento operaio organizzato in tante realtà d'Europa, quella guerra che innesca paradossalmente un nuovo profondo ciclo rivoluzionario. Quella guerra che si configura
indubitabilmente come un gigantesco acceleratore di tutte le tensioni che tra la fine dell'Ottocento e il 1914 covavano nel mondo dominato dalla borghesia e dal capitalismo. E tra i suoi esiti, oltre la rivoluzione d'ottobre, e non è poco, oltre al ridisegnarsi della mappa geopolitica, lo scardinamento sul piano continentale dei vecchi equilibri politico-sociali, la generale crisi di legittimazione delle élite dirigenti, la crisi di fiducia e di adesione popolare alle istituzioni borghesi. Ed il 17 stava lì, no? A provarlo in maniera forte, e dal 17, riprendendo un'espressione di Hobsbawm, tutta l'Europa era diventata una polveriera sociale pronta ad esplodere. Ecco, il vento rivoluzionario soffia in Italia tra il 18 e il 1920, il cosiddetto biennio rosso, in uno scenario internazionale segnato dal divampare della guerra civile tra bianchi e rossi. Consentitemi di sottolineare come si continui a sorvolare nelle ricostruzioni tendenti a demonizzare, a criminalizzare il comunismo, si sorvoli, no, sulle atrocità delle truppe controrivoluzionarie. Basterebbe pensare solo ai grandi pogrom contro gli ebrei, ben 160.000 vittime, e a tutte le altre violenze scatenate da quelle truppe controrivoluzionarie sostenute da contingenti di ben 10 potenze capitalistiche che volevano stroncare sul nascere quell'esperimento rivoluzionario. No? Quindi uno scenario internazionale segnato dalla guerra civile tra bianchi e rossi in Russia, dagli scontri tra le forze rivoluzionarie e gli spartachisti, e dall'altro lato i corps che si erano messi al servizio del patto scellerato tra lo Stato Maggiore tedesco e la SPD in Germania, uno scenario internazionale segnato dall'instaurazione, ma ebbe vita breve, effimera, della Repubblica dei Soviet in Ungheria, rovesciata dopo solo i 113 giorni per essere poi investita dal terrore bianco delle truppe rumene e dei controrivoluzionari locali. Ecco, una rivoluzione internazionale sembrava non solo possibile, ma addirittura imminente. Quella rivoluzione, quella estensione della rivoluzione su cui tanto avevano scommesso Lenin e Trotsky, per le sorti, per il successo, per il pieno compimento della rivoluzione sovietica. Una rivoluzione pronta sembrava realizzarsi nell'Europa centro-meridionale a schiudere le porte dell'avvenire alle masse che avevano fatto il loro tremendo tirocinio di sangue e di morte nelle trincee e sui campi di battaglia. Ma la rivoluzione bolscevica del 17 si configurò subito come un terribile monito per le classi detentrici del potere economico e politico da un lato, e dall'altro come l'evento processo che suscitava grandi speranze e una grande volontà di lotta nelle masse subalterne. Insomma, soffiava ovunque in Europa, con maggiore o minore intensità, il vento della rivoluzione, quel vento che allarmava tutte le borghesie e tutti i governi, facendo riaffiorare il trauma della Comune di Parigi, la paura per l'ascesa del quarto Stato. E di qui, ben presto, il prendere in considerazione l'ipotesi di una controrivoluzione preventiva, perché si temeva che la macchia del bolscevismo, l'espressione è di Vittorio Emanuele Orlando, un moderato italiano, potesse estendersi, che lo spettro del comunismo si materializzasse insomma in tutta Europa,
avevano di fronte masse operaie e contadine che reclamavano i loro diritti, che inneggiavano alla rivoluzione, il fare come in Russia, che poi ha dei canali di veicolazione anche nelle canzoni popolari e proletarie, il fare come in Russia per mettere fine ai privilegi del patronato industriale e dei grandi proprietari terrieri. E dinanzi all'eventualità che dappertutto trionfasse quel modello, il modello della Russia dei sovieti, come dicevano allora, la borghesia in diversi paesi decide di passare al contrattacco. E in Italia il suo referente, il ceto politico liberale, versava in una gravissima crisi di legittimazione, mostrandosi incapace di impedire l'estendersi dell'ampio movimento, forse il più ampio di quel biennio, contro il carovita, che toccò tutti i centri urbani, grandi e piccoli della penisola, spodestando, rimuovendo ogni potere ad eccezione delle camere del lavoro, e contro il quale certamente furono mobilitate le risorse degli apparati repressivi, centinaia di morti, ma non si riuscì a imbrigliarlo. Insomma, le masse cominciavano la loro lotta per il pane, per la terra, pane e terra, per la libertà, insomma, le stesse parole d'ordine che poi avevano caratterizzato, improntato di sé gli appelli di Lenin. E Lenin riteneva che la crisi italiana avesse molti aspetti, se non tutti, della crisi rivoluzionaria. Certo, nel 19 italiano si intrecciarono queste tre questioni fondamentali: il pane, la pace, la terra. E certamente il 19, pur non essendo stato, il 19 come tutto il biennio adesso, pur non essendo stato una rivoluzione, è stato molto di più di una semplice rivolta. I moti del carovita di luglio del 1919, che avvennero pressoché contemporaneamente con lo sciopero politico, lo scioperissimo, quello indetto d'intesa con la socialdemocrazia francese, con il Labour Party, quello sciopero che intendeva prendere di mira le iniquità del trattato imperialistico di Versailles, gli interventi delle potenze capitalistiche contro le forze rivoluzionarie russe ed inglesi, quello sciopero che in Italia si tradusse in uno smacco grave, imputabile, e questo è il punto, il nodo decisivo, al mancato raccordo con le contemporanee agitazioni proletarie e popolari, la cui repressione aveva cominciato già a falciare tante, tante vittime. Eppure la crisi sociale aveva preso decisamente un andamento rivoluzionario, il moltiplicarsi degli scioperi, la crescita delle adesioni al sindacato, alla CGIL, da 600.000 a più di 2 milioni, e poi il vasto, ampio movimento dell'occupazione delle fabbriche, che riguardò più di 500.000 di metallurgici lombardi e piemontesi, che investì anche la lontana realtà della Napoli industriale ed operaia. E le fabbriche su cui sventolava la bandiera rossa erano dirette da consigli operai eletti dai lavoratori e protetti da milizie di guardie russe. Ecco, quello è stato il momento culminante del biennio rosso, ma il momento in cui si è decisa la partita per il potere, in seguito ad un accordo tra il presidente del Consiglio, allora Giovanni Giolitti, un negoziato con il PSI diretto dai massimalisti e
la CGIL diretta in mano ai riformisti. E la eco della rivoluzione era forte, era fortissima. Lo riconosce lo stesso Angelo Tasca, che allora faceva parte del gruppo dell'Ordine Nuovo, lo riconosce nella sua sintesi, ricostruzione della nascita del fascismo scritta nel 1938, quando già era uscito dal Partito Comunista, quando dice che gli operai guardavano alla Russia da 2 anni, dove da 2 anni i bolscevichi conducevano una lotta da giganti. Ma questa eco arriva anche dell'estremo lembo del mezzogiorno continentale, arriva anche in Calabria, arriva anche a Casignana, dove avverrà un mese prima della marcia su Roma un eccidio ad opera dell'azione congiunta dei carabinieri e degli squadristi fascisti contro i contadini che si erano mobilitati per l'occupazione delle terre, e coloro che li guidavano ebbero a dire, riferendosi proprio alla rivoluzione russa, alla rivoluzione d'ottobre, che quella rivoluzione aveva provato che le sorti potevano invertirsi, e quelli che erano padroni che cosa erano diventati? Erano diventati rottami di un mondo scomparso. E ancora un falegname socialista di quelle parti così esprimeva la speranza riposta nell'ottobre: come è crollato il potere dello zar di tutte le Russie, così cesserà il potere dello zar di Casignana, il latifondista che era esponente della più retriva, della più ottusa conservazione sociale. Ebbene, ci pensarono a togliere le castagne dal fuoco, per dirla in maniera un po' sommaria e forse volgare, alla borghesia, ai ceti dominanti, non solo l'incapacità del Partito Socialista di valorizzare, di capitalizzare l'immenso patrimonio potenziale rivoluzionario allora presente, che raggiunse punte mai più ineguagliate, neppure dal movimento cresciuto in Italia tra la Seconda Guerra Mondiale e l'immediato secondo dopoguerra, ma anche la crisi economica post-bellica, che fece sentire i suoi morsi tra il 1920 e il 1921, decretando la fine dell'offensiva operaia. Ecco, con l'occupazione delle fabbriche, quello che dicevo essere stato un momento clou, si pose in quasi tutto il paese il problema del potere, e per i lavoratori la soluzione passava attraverso la lotta per la costituzione dei consigli, visti e concepiti come cellule di un ordine nuovo. Insomma, la classe operaia, mobilitata a fondo nello sforzo bellico, non solo era cresciuta numericamente, ma aveva acquistato consapevolezza del proprio ruolo nella società e nella produzione, dell'essere la principale artefice della produzione della ricchezza sociale usurpata dalla borghesia degli affari. Ebbene, il biennio rosso è stato certamente il momento di più elevata tensione rivoluzionaria del proletariato italiano, ma ad uno sguardo retrospettivo e ad onta di quanto sostengono alcuni storici che negano che ci fossero delle potenzialità rivoluzionarie, pensiamo anche alla posizione di alcuni esponenti del Partito Comunista come quella di Giorgio Amendola, ad onta di tutto questo il biennio rosso si configura come una sequenza di moti spontanei, certamente, ma non tutti, è il caso dell'occupazione delle fabbriche, soprattutto slegati tra loro, privi di un coordinamento politico efficace, cioè
privi, orfani di una forte soggettività politica rivoluzionaria, ma sono stati al contempo dei moti vasti, decisi e radicali attraverso cui, sia pure in forme inadeguate, è stata posta la questione del potere. E vengo all'altro punto del mio tema, nel breve tempo che ho ancora a disposizione. Quando il fascismo ha risolto la crisi organica del capitalismo con il ricorso al terrorismo, alla violenza che si è abbattuta su migliaia di militanti proletari, socialisti, comunisti, ma anche delle leghe bianche, quando ha messo fine allo Stato liberale, ma distruggendo innanzitutto il tessuto organizzativo costruito dal movimento operaio, soprattutto nella Val Padana, arriverà il lungo periodo del ventennio nero, e negli anni della persecuzione fascista, dell'emigrazione e della clandestinità, quel mito, il mito della rivoluzione sovietica, avrà un ruolo fortissimo per coloro che si avvicinavano al movimento comunista. Quel mito che rispondeva, come dicevo all'inizio, ad un bisogno, ad un'ansia incontenibile, incomprimibile, di giustizia sociale, di riscatto, di vendetta, in alcuni casi di vendetta sociale e politica nei confronti di un nemico forte e violento, ma quel mito che poi si è tradotto attraverso le manipolazioni, attraverso le mistificazioni del gruppo dirigente staliniano, null'altro che nella glorificazione della Russia sovietica, nel proporre una sorta di paradiso in terra per i lavoratori e per gli oppressi, una terra promessa, un luogo in cui si era stata realizzata una società perfetta e felice, o tendente alla perfezione e alla felicità umana, facendo del tutto strame invece di quanto in realtà accadeva con l'involuzione, la degenerazione burocratica, autoritaria, le purghe, le eliminazioni della vecchia guardia bolscevica e di intere generazioni di militanti comunisti rivoluzionari. Eppure quel mito è servito, no, a tenere duro, a mantenere in piedi la prospettiva di un totale ribaltamento delle gerarchie sociali, quel mito che poi si è fuso con un altro, o meglio, che ha trovato nella vittoria di Stalingrado una sua nuova e forte, fortissima incarnazione, richiamando il tributo di sangue versato dai popoli sovietici, 20, forse 23 milioni di morti nella lotta al nazifascismo. Quel mito, sempre in questa dialettica, in questa oscillazione fra esigenze spontanee provenienti dalla base e manipolazioni e costruzione da parte dei gruppi dirigenti, che è stato riproposto con forza durante la guerra fredda, durante l'aspra contrapposizione della guerra fredda, al mito positivo, così come veniva proposto dalla propaganda anticomunista dell'America, il mito, no? Il mito, l'altro mito, il mito dell'Unione Sovietica, il mito di Stalin, no? Come padre dei popoli, come tutore
delle libertà politiche e sociali della patria del socialismo, delle realizzazioni della patria del socialismo, delle realizzazioni dei piani quinquennali, tralasciando gli altissimi costi e prezzi umani e sociali. Un mito che era destinato inevitabilmente a logorarsi con le secche repliche della storia. Pensiamo al 56 ungherese, pensiamo al 68 cecoslovacco, ma che ha continuato ad essere presente sino agli anni 70 in alcune parti del partito, in alcuni settori del Partito Comunista Italiano, anche a livello di base, penso a tanti compagni emiliani, ma anche a certi compagni calabresi che ho conosciuto, i quali mi dicevano, sollecitandoli su questo punto, che nell'URSS loro vedevano, no, la possibilità di un altro mondo, di un mondo diverso da quello del capitalismo, da quello dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ecco, c'è da cogliere questo, no? Sia pure all'interno delle contraddizioni della storia e di questa adesione che spesso si è tradotta in una adesione fideistica e acritica, questa tensione, questa speranza per un altro mondo, per un altro mondo possibile rispetto al migliore dei mondi possibili che oggi è rappresentato dal capitalismo e che vuole da parte di tanti essere presentato come l'unico eterno modello politico, economico e sociale, un modello che non può essere più messo in discussione, dicono, ma invece, ed è questo credo che sia il nostro compito, si tratta di pensare ad un altro mondo, ad un mondo possibile, o di pensare l'impossibilità, e pensando all'impossibilità si potrà misurare quanto e come si possa cambiare questo mondo che certamente a noi non sta bene e che a noi non piace.